Bene, iniziamo subito la puntata, come sempre l'apriamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei pesci, nel mese di febbraio nasceva un cantante chitarrista che faceva parte di un gruppo beat tra i più famosi al mondo. Nel 1943 a Liverpool nasceva George Harrison. Cresciuto in una famiglia proletaria, George era il più piccolo e timido di quattro figli. George Harrison dichiarò questo dei suoi genitori: mio padre era stato marinaio, ma allora guidava gli autobus. Mia madre veniva da una famiglia irlandese di nome Frank e aveva tanti fratelli e sorelle. Mia madre era cattolica, mio padre no. Dicevano sempre che chi non era cattolico era protestante, ma lui sembrava che non fosse di nessuna chiesa. Molto presto la mamma scoprì la grande passione per la chitarra, perché George Harrison gli disegnava nei quaderni scolastici. George iniziò così ad avvicinarsi alla musica e imparò a suonare quando era adolescente, e nel 1958 il compagno di scuola Paul McCartney notò il suo talento e lo presentò a John Lennon, che aveva fondato il gruppo dei Quarrymen. Nei primi mesi del 1960 il gruppo, dopo aver cambiato tante volte gli elementi, gli unici componenti fissi erano John Lennon e Paul McCartney, e lo stesso Harrison adottò il nome di The Beatles. A partire dal 1965 John Harrison iniziò a cercare una propria identità musicale al di fuori del contesto dei Beatles. Conobbe il maestro indiano Ravi Shankar, con il quale iniziò a studiare e a suonare il sitar. Il suo interesse per l'Oriente lo portò quindi ad abbracciare la musica e la religione indiana. Nel secondo periodo di attività dei Beatles, Harrison assunse un ruolo di primo piano, sia come chitarrista, affinando uno stile di chitarra inconfondibile, sia come autore originale e intenso, realizzando canzoni celeberrime come While My Guitar Gently Weep, Here Come the Sun e Something, quest'ultima suo personale capolavoro, la seconda delle canzoni dei Beatles più incise da altri cantanti. Quando i Beatles si sciolsero, George Harrison aveva solo 27 anni. Aveva comunque trovato la sua identità musicale ed era pronto per iniziare la carriera solista. Il vero e proprio esordio avvenne alla All Things Must Pass, un album ambizioso e di grossa mole in cui poté mettere pienamente in luce la maturità artistica raggiunta. Quando uscì ottenne un grandissimo successo, con una vendita di circa 7 milioni di copie in tutto il mondo. Il pezzo forte dell'album era il singolo My Sweet Lord, brano di enorme successo che arriva primo nella Billboard. Ma in seguito fu accusato di plagio per avere la melodia troppo simile a quella di Here's So Fine, un successo del chiffon risalente ai primi anni 60. La causa di plagio tra My Sweet Lord e Here's So Fine è senza dubbio una delle più lunghe e controverse che si ricordino. In seguito si scoprì però che il suo manager di allora, Alan Klein, faceva il doppio gioco, comprando per sé i diritti di Here's So Fine. Nel 1994 George Harrison tornò in studio con Paul McCartney e Ringo Starr per il progetto Anthology Beatles, realizzato tra il 1995 e il 1996 in un film documentario e ben tre tripli album.
Il 29 novembre 2001 George Harrison morì di cancro all'età di 58 anni a casa di un suo amico a Los Angeles. Il suo corpo è stato cremato come da lui richiesto e le sue ceneri sono state sparse nel sacro fiume indiano, il Gange, secondo la tradizione induista. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un caro, caro abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!